A Vini Estremme, a Forte di Barde, ci troviamo nello spazio del Consorzio Candida dei Colli Apuani, la viticoltura eroica toscana per eccellenza, e anche quest'anno, in questa edizione del Mondiale, tante medaglie, tanti riconoscimenti per questa viticoltura dei Colli Apuani. Appunto, ne parliamo con Alice Conti, una giovane produttrice, anche lei premiata. Com'è andata per i vostri vini? Quest'anno è stato un bel anno perché tante aziende della nostra zona si sono emerse, e infatti abbiamo raggiunto 5 medaglie, e quindi è stata una grande soddisfazione per il nostro territorio, che non è ancora così tanto conosciuto, e però fa piacere appunto far conoscere la nostra realtà e soprattutto valorizzare quello che è il territorio, ecco. Un territorio estremo che, appunto, grazie a questi vini sarà sempre più conosciuto. Quali sono le caratteristiche delle vostre produzioni? Sì, noi i vigneti sono tutti terrazzati, fronte mare, quindi si sente poi anche nel vino la sapidità del mare, ecco. E sono molto minerali, infatti abbiamo, ripeto, il mare di fronte, alle spalle abbiamo le Alpi Apuane, le cave, e niente, hanno tutti una buona acidità, quindi si prestano anche a andare avanti nel tempo. La difficoltà di essere un viticoltore eroico non è come una viticoltura appunto convenzionale in media bassa collina, quindi anche il risultato finale poi è una grande soddisfazione. Sì, infatti il lavoro è triplicato rispetto a quello che troviamo in collina, in territorio pianeggiante. Però ecco, piano piano si cerca di crescere, io parlo per me che è un'azienda giovane, e si iniziano a intravedere i risultati, sono soddisfazioni insomma che si raggiungono.